un ministro che porterà a casa tanti risultati. Ci sarà una filiera importante per Vicenza, la regione, il governo a Roma e diciamo anche i fondi europei in Europa. Grazie. Accolta, applaudita, quasi osannata da una folla in festa per il 2 giugno, ad Erika Stefani, ministro degli affari regionali, Vicenza ha affidato tutte le sue istanze di cambiamento, di autonomia, di benessere. A Vicenza, per supportare Francesco Rucco, il neo ministro è arrivato accompagnato dal governatore del Veneto Luca Zaia e dal ministro dell'interno Matteo Salvini. Ci sono, ci sarò, senza bacchette magiche, però restituire dignità alle forze dell'ordine è il primo passo. Farli lavorare sapendo che sono protetti, difesi e stimati non solo dal ministro ma dagli italiani è un primo passo. Poi occorrono soldi, occorrono divise, occorre formazione, occorrono assunzioni. Polizia di Stato, ci sono 3.500 pensionamenti all'anno e quindi bisogna fare in fretta perché chi ci ha preceduto purtroppo ha dormito. E quindi dobbiamo recuperare un po' di terreno perduto. Io vorrei portare proprio al governo quella che è la voce dei cittadini, come dicevo prima, in particolare la voce dei cittadini che hanno chiesto l'autonomia. Non è una questione egoistica l'autonomia, signori, nel momento in cui rendiamo il Veneto, la Lombardia, rendiamo Friuli Venezia Giulia, delle regioni trainanti, riusciremo anche a portare avanti come una locomotiva il treno dell'Italia. Carceri, criminalità, certezza della pena, Stefani ha risposto a 360 gradi. Domani alle 19.30 si vota la fiducia al nuovo governo in Senato, ma già da Vicenza i primi contatti con il governatore del Veneto sono partiti per lavorare nella direzione del voto dei cittadini che uniti hanno chiesto l'autonomia, appoggiati da partiti di ogni colore politico. Io ricordo sempre che quando si è stato fatto il referendum, la campagna elettorale referendaria, il Movimento 5 Stelle si è speso nel Veneto a favore delle ragioni del sì al referendum, tant'è che abbiamo fatto moltissimi incontri pubblici, assemblee pubbliche, quei parlamentari sono anche stati eletti, quel movimento è stato eletto anche in Veneto, come ugualmente hanno fatto anche esponenti del Partito Democratico e anche di Forza Italia, per cui adesso che sono al governo dovranno rispondere nei confronti degli elettori.